proporci di realizzare il modellino di un prisma sezionato da un piano inclinato, prisma base esagonale. Ecco, supponiamo di avere più o meno questo prisma, lo tagliamo con un piano inclinato di 30 gradi rispetto all'orizzontale e potremo avere più o meno un solido del genere. Il piano genera una sezione che è un esagono un po' allungato. Ci proponiamo di realizzare questo modellino, quindi se vogliamo fare un disegno in prospetto potremmo dire che il nostro prisma è più o meno questo, visto in prospetto, cioè proiettato sul piano verticale, lo tagliamo con un piano inclinato di 30 gradi rispetto all'orizzontale e abbiamo questo oggetto qui. Ma per realizzare il modellino cominciamo proprio a disegnare le proiezioni ortogonali almeno sul piano orizzontale e sul piano verticale del prisma. Ciò al fine di determinare alcune misure che ci serviranno per la realizzazione del modellino e per ottenere il disegno della vera sezione, e cioè la sezione generata da questo piano che taglia il prisma. Allora, usiamo un foglio di formato 24x33 cm e allora cominciamo a disegnare in proiezione ortogonale dunque questo prisma. Poniamoci a una distanza di più o meno 13 cm dal margine destro del foglio e tracciamo un asse verticale. Ripeto, foglio 24x33 cm. Disegniamo allora il più in basso possibile la base esagonale del prisma che abbiamo detto inscritta in una circonferenza di diametro 8 cm, quindi stacchiamo un segmento di lunghezza 4 cm pari al raggio e disegniamo questa circonferenza. E allora, come disegniamo l'esagono? Centro in questo punto, che è l'estremità destra di questo diametro orizzontale, tracciamo questo arco di circonferenza, centro in quest'altra estremità e tracciamo quest'altro arco di circonferenza. Dall'intersezione di questi archetti con la circonferenza otteniamo i vertici dell'esagono, che possiamo andare a unire. Bene, questa è la base del prisma. Allora, disegniamo un asse orizzontale, la linea di terra, a una distanza di un paio di centimetri da questo lato superiore. Questo è il piano orizzontale e questo è il piano verticale. Disegniamo la proiezione del prisma sul piano verticale, quindi portiamo su questi punti, i vertici della base. Supponiamo che l'altezza del prisma sia di 10 cm. Quindi stacchiamo 10 cm e disegniamo questa linea. Bene, abbiamo la proiezione del prisma sul piano orizzontale e la proiezione sul piano verticale, che lasciamo per ora in rosso. Allora, sezioniamo il prisma con un piano inclinato di 30 gradi, quindi questa è la squadra che ha l'angolo di 30 gradi, la poniamo in questo modo. Consideriamo un punto a una distanza di 4-5 cm, 4 cm e mezzo, da questo vertice e tracciamo il piano inclinato di 30 gradi, che seziona il prisma. Disegniamo anche questo asse.
è questo asse, che ricordiamo sono la traccia del piano alfa sul piano verticale, quindi T' alfa, la traccia del piano alfa sul piano orizzontale, T' alfa, e la traccia T' alfa ribaltata sul piano verticale, che diventa T stellato alfa. Bene, ora ci interessa disegnare la vera sezione del solido sezionato. Allora facciamo questa operazione. Proiettiamo i vertici sull'asse T secondo alfa, in questo modo, i vertici della base. Centriamo in questo punto con il compasso e ribaltiamo questi punti qui da T secondo alfa su T stellato alfa. Bene, proiettiamo ora da questi punti queste linee. Diamo delle lettere ai vertici A della base del prisma, A, B, C, D, E ed F. Ora attenzione, la base del prisma, coincide, quando noi guardiamo l'immagine dall'alto, con la sezione del prisma, sono sovrapposte. Allora diamo delle lettere, abbiamo detto, ai vertici della parte sezionata. Quindi abbiamo il punto A, che è questo, e in successione B, C, D, E ed F. Possiamo inserire due apici qui. E allora sul piano verticale avremo A', B coincidente con F, quindi questo è il punto B coincidente con F, C coincidente con E e il punto D con l'apice. Allora individuiamo la vera sezione. Da questi vertici conduciamo delle linee perpendicolari al piano di sezione. E individuiamo i vertici della vera sezione. Allora il punto A è su questa linea e su questa linea. Qui avremo il punto A. Stiamo parlando della sezione, quindi potremmo indicare con A stellato questo punto. Il punto B è su questa linea di proiezione e su questa. Quindi è qui. Il punto C è su questa linea di proiezione, su questa, quindi è qui. Il punto D è su questa linea di proiezione, su questa, quindi è qui. Il punto E è su questa linea di proiezione e su questa, quindi qui abbiamo il punto E. Il punto F è su questa linea di proiezione e su questa, quindi qui abbiamo il punto F. E possiamo unire tutti questi punti. Questo è il disegno della vera sezione, che possiamo tratteggiare. Bene, ora possiamo passare al disegno dello sviluppo in piano del prisma, che poi andiamo a costruire. Allora, utilizziamo sempre un foglio di formato 24x33 cm. Allora, poniamoci a una distanza dal margine sinistro del foglio di un 6-7 cm e tracciamo un asse verticale. Stacchiamo una misura di 4 cm, pari quindi al raggio della circonferenza che circoscrive la base del prisma, e disegniamo questa circonferenza.
e quindi centro nei due estremi del diametro orizzontale, disegniamo questi archetti, che intersecano la circonferenza proprio nei vertici dell'esagono di base, che andiamo a disegnare. Bene. Supponiamo che l'altezza del prisma sia di 10 cm. Possiamo disegnare le varie facce laterali del prisma, a partire da questa faccia. La larghezza di ogni faccia sarà pari ovviamente al raggio della circonferenza stessa. E quindi, centrando in questo estremo di questa faccia, in successione tracciamo questi archetti. Denominiamo i vertici della base seguendo questo stesso disegno. Ciascuna delle facce laterali avrà una base le cui estremità coincideranno con questi vertici, evidentemente, se queste lettere, ripeto, rappresentano i vertici della base del prisma. Quindi qui abbiamo, per quanto riguarda questa prima faccia, alla base abbiamo le estremità B e C che coincidono con i vertici B e C di questo esagono. E naturalmente qui avremo il punto A e poi il punto F E, D e C. Allora, il piano che seziona il nostro prisma genera questo esagono allungato e quindi taglia le facce secondo delle linee inclinate che ora dobbiamo andare a disegnare sul nostro schema. Allora, ci serve d'aiuto il disegno che abbiamo fatto poco prima. Vediamo poi il punto D rispetto alla linea di terra, alla base, a che distanza si trova? E questa distanza la misuriamo con il compasso, cercando di essere possibilmente precisi. Ecco, questa distanza qui. E questa distanza la riportiamo qui, in corrispondenza del punto D. I punti C ed E, a che distanza si trovano dalla base? Ancora una volta il compasso. Misuriamo questa distanza, abbiamo detto C ed E, quindi in corrispondenza del punto C e del punto E. Punti B ed F, misuriamo allora questa distanza. E la riportiamo in corrispondenza dei punti B ed F, quindi abbiamo il punto B e il punto F. Infine, distanza del punto A dalla base del prisma, la misuriamo ancora una volta col compasso, la distanza è questa, punto A, quindi la riportiamo in corrispondenza del punto A. Notiamo che qui abbiamo il punto C, ma anche qui abbiamo il punto C, quindi questa distanza va riportata anche qui. Si tratta ora di unire questi punti.
disegnavo anche delle linguette per consentire poi l'incollaggio delle varie parti. Bene, si tratta ora di ritagliare il tutto e procedere al montaggio, ovvero all'incollaggio. Ecco, abbiamo quindi realizzato
questo modellino di un prisma a base esagonale sezionato da un piano inclinato di 30 gradi rispetto alla base. E questa è la vera forma della sezione del prisma. Questa è la vista laterale, vista frontale, vista posteriore, vista dall'alto. Bene, ci possiamo fermare qui, buon lavoro.